Buonasera cari telespettatori e benvenuti all'ennesima trasmissione di No Problem Ippica. Come potete vedere è una trasmissione un po' anomala, sempre sul perdurare dello sciopero che sicuramente si concluderà domani con i partenti che sono stati dichiarati dalle varie associazioni, dai vari compartimenti ippici che hanno fatto un comunicato, ma ne parleremo durante la nostra trasmissione perché sarà una trasmissione ricca di collegamenti, di immagini e anche di uno stralcio dell'intervista che ha rilasciato il segretario generale dell'ASSI, il dottor Francesco Ruffo della Scaletta, alla trasmissione Zona Quote di Barbara Scarpettini insieme ad Andrea Zanoboni. In mia compagnia questa sera Luigi Migliaccio. Buonasera Luigi. Buonasera Rolando e benvenuti a quanti hanno la pazienza di seguirci e che ci sono stati fedeli anche durante questo periodo nel quale non c'erano le corse italiane. Finalmente ci siamo, Luigi, c'è stato questo comunicato del ministro. Quest'oggi, come sapete, noi andiamo in registrata, quindi oggi è giovedì sera, quindi sappiamo che c'è stato questo comunicato, l'abbiamo letto e poi ne parleremo durante la nostra trasmissione. Il ministro Catania che ha detto che ci sarà un incremento del montepremi che arriverà a 146 milioni di euro con un taglio solamente del 20%. E da lì è scaturito anche il comunicato delle categorie di ritornare a dare i partenti e tornare alle corse da sabato 11 febbraio. Sì, la situazione è questa, il comunicato del ministro aveva lasciato forse qualcuno un po' così, non proprio soddisfatto al 100%, però anche è vero che in politichese non è che fosse possibile aggiungere più di tanto, questa è un'analisi che ovviamente va fatta sia pure a posteriori, però il ministro aveva chiesto un'apertura di credito alle categorie, promettendo del resto anche un impegno per l'evolversi, soprattutto della parte che riguarda le riforme. Questa apertura di credito è arrivata oggi nel pomeriggio, dopo che c'è stata comunque una accesa dialettica tra tutti i rappresentanti e i componenti delle categorie ippiche, e insomma domani mattina ci sono i partenti, sabato e domenica si torna all'attività. Allora, Tempo Luigi, permettendo, tempo perché permettendo, perché sappiamo ricordiamo quello che esatto, c'è in giro. che diversi ippodromi poi diremo daranno i partenti, ma sicuramente non potranno effettuare le loro riunioni di corse perché sia Montegiorgio che Bologna hanno circa 2 metri di neve sulla pista, quindi, e speriamo non accada anche a Roma perché è prevista bufera per il fine settimana. Però io farei un passo indietro, Luigi, e andrei a sentire i due stralci di intervista, iniziamo con il primo, e appunto l'intervista rilasciata dal dottor Ruffo della Scaletta a Barbara Scarpettini ed Andrea Zanoboni nel programma Zona Quote a riguardo anche del comunicato del ministro Catania. Abbiamo al telefono il segretario generale ASSI, Francesco Ruffo della Scaletta. Ciao Francesco, ben trovato a Zona Quote. Buongiorno e Buongiorno buongiorno, Francesco, buongiorno. ciao, buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno Barbara e a tutti naturalmente. Allora, le prime sensazioni che ti sono arrivate e quello che si avverte un po' in giro, Ieri, ecco. dall'Unione. ieri eravamo naturalmente coinvolti e presenti all'incontro che si è tenuto nella sala Cavour con i rappresentanti del Ministero e quindi ASSI e il Ministero hanno incontrato le categorie. Su questo di fatto c'è stato un impegno da parte del Ministero, personale del ministro Catania che con un lavoro fatto e operato insieme anche al Ministero dell'Economia e l'AMS si è riusciti a poter annunciare degli impegni, ad assumere degli impegni che non si fermano così come appare chiaro dalla lettura del comunicato e dalle parole del Ministro, non si ferma a ciò che si dà come acquisito. È vero che tutto questo deve ancora un iter Ovvio, ovvio. che deve che ci, e ci si augura e si è impegnati a far concretizzare nel giro dei 10-15 giorni. Questo è il tempo
che ci si è dato e che, guardando e partecipando con i rappresentanti delle categorie, ieri si è andati a indicare. Ho capito. Francesco, la mercoledì mi hanno dato come giorno mercoledì, un giorno importante, perché al momento si parla di discorsi fatti, ovviamente emersi durante questa riunione, ma c'è qualcosa di già scritto? Perché la gente si aspetta qualcosa di scritto, nero su bianco. C'è qualcosa a parte questo comunicato? Beh, ma il comunicato è già nero su bianco, sì, perché di fatto questo comunicato anticipa la chiusura di un contenzioso che l'AMS, certo, ha evidenziato e che potrà porterà al Montepremi ulteriori 35 milioni. Di fatto leggete che il Montepremi dai 111 iniziali si passa a 146. A 146. Perfetto. Nell'immediato e per le giornate dal 10 febbraio al 31 marzo, di fatto la media dello stanziamento ordinario sarà incrementato di un 20%, 20% che verrà mantenuto grazie ai 35 milioni, ma verrà anche ulteriormente incrementato, in quanto arrivando a un 146 questo ci consentirà di poter rincrementare la media di partenza del circa 32-33%. Tutto sarà dopo il 31 di marzo, Francesco, perdonami. Sì, tutto, okay, sarà messo, tutto sarà messo. Per il momento è individuato in 3 milioni, sì, per quanto riguarda la comunicazione e gli ippodromi che al momento subiscono un taglio dei propri corrispettivi, perché dai 101 milioni compresa IVA del, sì, 2011 al momento nel progetto di budget calerebbero a 61 milioni compresa IVA, però vi è questa la prospettiva, questa certezza di essere ammessi al fondo IFA, al fondo investimenti per l'agroalimentare, quindi questa è una nuova risorsa che viene in ausilio a questo percorso che dobbiamo fare insieme, perché senz'altro sino ad oggi gli ippodromi sono stati, io uso un termine forse forte, sono stati incatenati all'unire, da domani, da dopodomani devono essere accompagnati a far sì che non abbiano più solo un cliente l'Assi o ex Unire. Quindi l'Ippica ha bisogno di imprenditorialità e nello stesso tempo di scalfire e sconfiggere quella percezione negativa che purtroppo l'opinione pubblica ha di noi. Abbiamo un cammino di certificazione da fare e da pretendere. I professionisti e gli artigiani dell'Ippica, chi è imprenditore dell'Ippica lo deve pretendere e si deve arrivare a ben definire questo percorso, perché sarà importantissimo scalfire questa percezione per poter sollecitare o risollecitare investimenti che non siano solo quelli già degli interni, perché altrimenti i soldi sono spostamenti di soldi e non nuove risorse. Certo. Bene, abbiamo sentito il primo straccio dell'intervista del dottor Ruffo in zona quote, ma abbiamo il nostro primo ospite telefonico di questa sera che è Alessandro Giannelli, e vado a salutare consigliere
dell'ANAC, nonché allevatore al galoppo. Buonasera Alessandro e benvenuto a No Problem Ippica. Buonasera Luzzi, buonasera a tutti quanti. Allora Alessandro, tu hai partecipato a varie riunioni con il ministro, con il segretario generale e tutti i componenti delle categorie. E è notizia delle ultime ore del comunicato di tutto il comparto ippico che dà l'ok per tornare a correre dopo appunto il comunicato del ministro Catania, che avete concordato insieme mercoledì nella riunione insieme alle categorie, anche se non è molto soddisfatto il comparto ippico. Che cosa ne pensi tu? Ma diciamo che il comunicato del ministro è uscito dopo tre incontri che si sono succeduti nei scorsi giorni, incontri un po' difficili, considerata un po' l'esasperazione di tutte le categorie che ormai stanno viaggiando con 40 giorni di sciopero, ma con probabilmente anche la difficoltà da parte del Ministero di poter concedere più di tanto, perché è strettamente dipendente, diciamo, dal Ministero dell'Economia. Si è ottenuto questo risultato, che è stato quello di ottenere un qualche cosa di scritto attraverso questo comunicato, e sicuramente poi è stata ottenuta una cifra economica che all'inizio delle trattative non era assolutamente prevista, quindi un passo avanti è stato fatto, sicuramente non sufficiente, sicuramente bisognerà aspettare gli emendamenti del Senato e capire quanto si potrà fare ancora, perché così il settore continua a non farcela. È stato dato un po' di ossigeno per andare avanti, un po' di speranze, c'è una volontà da parte del Ministero di trovare altre risorse, e quindi con questa mossa si cerca di far ripartire un po' la macchina, ripeto. Non basta, però insomma è già qualche cosa per partire. Alessandro, prima di lasciarti una domanda da parte di Luigi Migliaccio, ti volevo chiedere, ha detto una frase importante Ruffo al termine dell'intervista: allevamento finalità di interesse pubblico. Ecco, gli allevatori come si pongono in questa situazione? Ecco, su questo aspetto, ecco, sono seriamente preoccupato, perché nonostante gli sforzi da parte, ecco, del Ministero in queste giornate, in questi incontri, non ho percepito nessuna attenzione nei confronti di questo settore, che probabilmente è all'inizio della filiera del nostro mondo, nel senso che probabilmente parte un po' proprio tutto dall'allevamento. Sicuramente, peraltro, è l'unico settore che è veramente strettamente legato al Ministero delle Politiche Agricole, nel senso che noi allevatori siamo quelli che abbiamo un contatto diretto, diciamo, con l'agricoltura. Peraltro abbiamo un po' il problema, a differenza forse delle altre categorie, che è quello per cui la nostra attività ha bisogno di una programmazione e ha dei tempi che sono sicuramente diversi rispetto alle altre categorie, nel senso che oggi ci troviamo a dover fare dei piani di monta per immaginare dei cavalli che correranno fra 3-4 anni navigando così a vista, con delle mete che vanno a 30 giorni, a 6 mesi, a un anno, è veramente difficile. E questo purtroppo sta penalizzando un po' tutto il settore, perché in questo clima di sfiducia, di insicurezza e di incertezza c'è un disperdersi di tutto quello che è stato costruito faticosamente in tutti questi anni. Ci sono tanti allevatori che stanno dismettendo, tanti allevatori che stanno iscrivendo le proprie fattrici alle aste straniere. Se noi vediamo i cataloghi delle aste che già ci sono state in Inghilterra e ci saranno a breve in Irlanda, insomma sono già pieni di famiglie, di sangue italiano, che purtroppo si cerca di liquidare, perché c'è poca fiducia in questo settore.
Alessandro da parte di Luigi Migliaccio. Buonasera, dottor Gianelli. Buonasera. Ma io no, visto, mi riallaccio a quanto ha detto finora. E allora a questo punto, ma col ministro non avete mai avuto modo di parlare dell'ipotesi di ricondurre l'allevamento direttamente sotto il ministero? Ma con il ministro abbiamo incontrato in queste riunioni al ministero una sola volta. È stato accennato questo problema, ma lo abbiamo affrontato anche con il suo responsabile economico, il dottor Baccari, però in questa riunione la priorità emersa è stata quella di riprendiamo a correre, facciamo ripartire il settore e poi parleremo anche dell'allevamento. Io credo che il ministro sarà sicuramente sensibile, anche perché probabilmente è un po' l'aspetto che lo riguarda maggiormente, più che quello diciamo meramente legato alle scommesse, alle corse, che forse riguarda un po' altri ministeri, per cui io sono abbastanza fiducioso. Certo, l'input che ha questo ministro, così come un po' tutti oggi, è quello di tagliare, di risparmiare, di recuperare, quindi forse oggi tutti i ministeri sono un po' focalizzati su questo obiettivo. Io mi auguro che finita questa fase, ripartito il settore, trovati gli strumenti per farlo rimettere in moto, ci si accorga che qui ci sono tanti anni di centinaia di allevatori che hanno messo su un settore, un comparto che a distruggerlo ci vuole veramente poco. Ecco. Bene Alessandro, noi ti ringraziamo e ti invitiamo nei nostri studi magari per parlare di corse, che è la cosa che ci viene meglio. Ci appassiona tutti quanti. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Bene, ringraziamo Alessandro Giannelli, consigliere ANAC, nonché allevatore del galoppo. Luigi, allora leggiamo anche il comunicato a questo punto. Eh sì, mi sembra doveroso anche perché insomma è molto significativo. Esatto. Le categorie aderenti al comparto ippico, letto il comunicato del ministro Catania, prendono atto del contenuto dello stesso. Pur giudicando complessivamente insoddisfacenti le proposte ricevute e certamente non sufficienti a sanare lo scippo del contenuto economico della legge 185, offrono al ministro l'apertura di credito da lui richiesta, riprendendo l'attività ippica fino al prossimo 31 marzo. Quindi c'è una data fissata al 31 marzo. Sì. Beh, la data in cui in realtà succedono molte cose, però finisce il comunicato. Sì. Per monitorare i tempi e i contenuti del decreto legge in emanazione. Auspicano infine che il Parlamento possa introdurre le indispensabili migliorie per la salvaguardia ed il rilancio del settore ippico. Mi sembra che sia un comunicato 31, un po' duro. Sì, c'è questo 31 marzo che praticamente è un po' uno spartiacque. Perché? Perché il 31 marzo scadono le convenzioni provvisorie, le convenzioni ponte con gli ippodromi. Il 31 marzo diciamo, si entrerà a regime con il bilancio definitivo a questo punto, seppur di previsione per quel che riguarda l'assi, quindi con il montepremi e tutto quanto. Al 31 marzo dovranno già essere state presentate tutte le novità relative alle scommesse, payout e quant'altro, e al 31 marzo dovrebbe scadere. Dei funzionari di corse, perché anche loro, non dimentichiamoli, sono in agitazione, ma anche loro sembra che si avvino verso una soluzione ponte di questo tipo. Luigi, io ho preso attentamente appunti, come sicuramente li hai preso anche tu. Nel comunicato, oltre al montepremi del 146 milioni di euro, meno 20%, il prelievo, la comunicazione, concessionario unico, ha parlato anche il ministro di... E poi l'aumento, l'allevamento che è la finalità di interesse pubblico, c'è stato anche una parte comunicata, tu mi hai fatto notare prima, che in pochi hanno notato, però è una parte importante. Sì, è una parte, lo chiederemo anche al nostro prossimo ospite telefonico, una parte nella quale si dice che il Ministero favorirà, insomma prenderà in esame quelle opere che tendono un po' a... così a ristrutturare il settore anche dal punto di vista strutturale, appunto, quindi parlo anche di ippodromi, parlo anche di, insomma, di piani e anche di riqualificazione di questi siti, di questi ippodromi che sono e rimangono l'ossatura fondamentale dove poi si svolge lo spettacolo ippico. Quindi penso che più del nostro ospite futuro e lo andiamo a salutare perché sicuramente ci sta ascoltando, già in collegamento con noi è il direttore di Capannelle, Elio Pautasso. Buonasera ingegnere, benvenuto a No Problem Ippica.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao Elio. Ciao Orlando, ciao Luigi. Ciao. Allora Elio, finalmente leggo dal comunicato che ha emesso Capannelle, neve e freddo permettendo, sabato 11 febbraio riprenderanno le corse, in particolar modo a Capannelle perché sappiamo che la stagione ostacolistica è stata nemmeno iniziata, diciamo perché nemmeno iniziata e quindi avrà tutti i gran premi lì, pronti a correre. Certo, abbiamo i cavalli che sono scalpitano perché sono fermi ormai da dicembre, dove sono state fatte alcune corse ostacoli e per cui diciamo che speriamo di correre per il maltempo, anche se io insomma mi pare di aver capito che forse tutto questo allarmismo sul maltempo non ci sia. Hanno messo un po' le mani avanti dopo tutto quello che era successo. Ho un po' questa sensazione, sì. Com'è lo stato della pista dopo che si è sciolta la neve? L'altro giorno ho fatto un giro sulla pista con le scarpe di camoscio e neanche le ho dovute pulire, quindi è perfetta. Allora, abbiamo letto il comunicato, Elio, delle categorie del comparto ippico. È un po' duro nei confronti anche della politica, del ministro, perché logicamente accettiamo tutti quanti di tornare a correre, però se non ci sono queste benedette riforme o quantomeno un piano di rilancio, mi sembra che non è che bastano solamente questi soldi o un taglio solo del 20%, no Elio? No, ci mancherebbe, le riforme sono indispensabili, quindi noi dobbiamo assolutamente non solo vigilare affinché vengano fatte, ma dobbiamo anche spingere affinché vengano fatte e vengano fatte bene, insomma, a dovere su tutti gli argomenti, non solo le scommesse, ma anche il riordino dell'Unire, i regolamenti, l'antidoping, la disciplina, gli ippodromi anche devono assolutamente avere questa riforma. Oh, ma quella voce che parla del Ministero che prenderà in esame piani di ristrutturazione e finanziamento, lì mi sembra ci sia un bell'assist però. Quello mi pare anche a me sia un bell'assist, non ho ancora ben analizzato perché oggi tra varie telefonate, comunicati eccetera non ho avuto il tempo di analizzare a fondo quei fondi che ci sono per il miglioramento degli impianti, lo dovrò fare a breve, lo farò domani, capirò meglio, ma mi pare che sia una cosa importante, cioè mi pare di aver capito a fronte di investimenti ci sono, come dire, aiuti per fare questi investimenti e noi sappiamo quanto ne abbiamo bisogno di fare investimenti sulle strutture. Assolutamente. Elio, noi ti ringraziamo. No, un'ultima cosa, prego, guarda Luigi. Proprio 30 secondi al volo. Avete per caso parlato di quello che accadrà? Perché voi siete tra quelli che hanno perso il maggior numero di gran premi in questo periodo. I gran premi persi, che succede? Finiti o c'è una speranza di recuperare qualcosa? No, diciamo che con l'Unire e con il segretario abbiamo in pratica ha detto ripartiamo e subito dopo appena ripartiamo e quindi a questo punto direi domani, dopodomani ci rincontriamo e stabiliamo come orientarci sugli eventi persi, sulle corse perse di un'importanza tecnica e quindi abbiamo certo. Parlato solo di un possibile recupero di eventi tecnicamente importanti. È chiaro che parliamo di quelli, non delle corse ordinarie. Comunque sabato 11 febbraio saranno in programma la Gran Corsa Siepi, il Gran Steeple CIS di Roma e il Memorial Mario Argento, quindi un bel programma, noi che siamo in astinenza ormai di corse da oltre 40 giorni, quindi un appuntamento importante direi per gli ippici romani e non solo per sabato 11 febbraio. Direi Elio. Molto importante, la Gran Corsa Siepi ha sempre il suo fascino, certamente non abbiamo potuto promuovere la Corsa Siepi verso i cavalli stranieri, che quindi questo sarà una Corsa Siepi un po' monca perché mancheranno loro sicuramente, però vabbè, insomma, cerchiamo di riprendere e vediamo di rimediare. Insomma, almeno rimangono in casa i premi, via, per questa volta facciamo noi un po' di nazionalismo. Bene, grazie Elio e ci vediamo sicuramente sabato a Capannelle. Abituato ormai da pensare, quindi arrivederci. Grazie, bene. Ebbene, dopo quest'altro importante collegamento con Elio Paolazzo che conferma la ripartenza delle corse con questo primo grande appuntamento per l'ostacolismo nazionale, quello di sabato alle Capannelle, io direi di dare la linea alla nostra regia per il primo breve stacco pubblicitario e riprendere
di nuovo fra breve, perché ci saranno altre telefonate importanti, altri collegamenti con esponenti del settore ippico nazionale. L'ANAC è da oltre 50 anni al fianco degli allevatori italiani per offrire completa assistenza e risolvere i loro piccoli e grandi problemi inerenti all'allevamento. Oggi contiamo più di 300 soci, allevatori e proprietari di pattrici sul territorio nazionale. Il nostro staff è a vostra disposizione per ogni chiarimento o necessità, lieti di rispondere alle vostre domande. Ulteriori approfondimenti sono visibili anche sul nostro sito www.anacpurosangue.it. ANAC, cavalli italiani, cavalli vincenti. La Varenne Futurity e la Varenne Forever presentano per la stagione di monta 2012 il grande capitano Varenne. Il cavallo italiano più forte di sempre si sta confermando campione anche in razza, come le grandi vittorie ottenute dai suoi figli in tutto il mondo. Nelle prime 4 annate di produzione gli eredi del capitano hanno vinto oltre 60 gran premi, tra cui 21 gruppi 1 su tutte le piste più prestigiose del mondo. Nel 2010 Varenne si è confermato come capo classifica in Europa, come padre di vincitori di gruppo 1, grazie alle affermazioni di Lana Del Rio, nati in Kronos, Napoleon Bar, Embassy Caviare e Lis America, che grazie alle sue 3 affermazioni si è anche imposta nel Grand Circuit UET e vincitrice del Gran Premio Costa Azzurra 2011. Visita il sito www.varennefuturity.it per informazioni. Rivolgersi al dottor Oreste Trudi al numero 335-8253-425. Con Varenne corri nel futuro. Sicurezza, valore, comfort. È questa la personalità che deve avere la tua casa. A Roma è nato il nuovo quartiere Eon Residenza Acqua Cetosa Ostiense. Strutture antisismiche, impianti d'allarme, videocitofono, sorveglianza 24 ore su 24, collegamenti facili, spazi verdi, rifiniture di pregio. Residenza Acqua Cetosa Ostiense, uno standard di altissimo livello a costi contenuti. Convenzioni e mutui con Intesa San Paolo. Ufficio vendite aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 18.30. Residenza Acqua Cetosa Ostiense, residenze con carattere. Chilometri da Roma è nato un centro di allenamento, riabilitazione e preparazione atletica per cavalli di tutte le discipline ippiche. Il centro è dotato di piscina coperta, utilizzabile tutto l'anno, giostra in acqua o water walker coperta, giostra in sabbia, tondino, pista in sabbia. Le strutture sono idonee alla riabilitazione e recupero atletico di tutti i cavalli destinati alla carriera agonistica e non. Trotto, galoppo, monta western, monta inglese, completo, salto ostacoli, endurance, preparazione puledri. Visita il sito www.scuderiaclodia.it e vieni a trovarci a via Santo Stefano 22 00061, Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Centro di allenamento Clodia, il posto adatto per il tuo cavallo.